Allora, io la cosa che sicuramente noi facciamo è quella di occuparci di natura, ma quando ci occupiamo di salvaguardia di salute della natura, salute degli ecosistemi, ci occupiamo di acqua. Perché diciamo che in realtà, ecco, una delle grandi discussioni che si fanno è proprio quella del fatto che noi non diamo valore anche economico alla natura, eppure la natura è quella che supporta tutta la nostra vita e mentre ci scandalizziamo se viene, che ne so, se una banca va in bancarotta, ecco, diciamo, viene intaccato il capitale, non ci scandalizziamo se noi continuamente intacchiamo il capitale naturale con l'inquinamento, come diceva prima, la collega, ma con tante altre minacce, anche tanti altri modi. La natura, appunto, come dicevo prima, è un equilibrio instabile, ma è un equilibrio. E tra questi appunto c'è la formazione e la garanzia anche della purezza dell'acqua. Ci occupiamo moltissimo di zone umide che sono importantissime per il clima perché sono anche diciamo un modo per assorbire il carbonio. Ma sono soprattutto importantissime nell'equilibrio ecologico. Sembrano pozze d'acqua sporca, ma in realtà sono importanti perché c'è tantissima biodiversità, c'è tantissima ricchezza di vita. In un qualche modo noi facciamo gli ostelli per la natura, un po' in giro per il mondo. In realtà, quando poi ci occupiamo di conservare la natura, come ho visto in tantissimi posti in Africa, ci occupiamo anche di dare lavoro alle comunità e di integrarci con la comunità, con le comunità, perché non esiste salvaguardia della natura o sviluppo senza il coinvolgimento delle persone. Non esiste, per esempio, che noi cerchiamo di convincere gli abitanti di una zona a non cacciare un determinato animale senza che poi ci si occupi però insieme a loro di quali fonti di sostentamento possono avere. Quindi è tutto un insieme. D'altro canto, voi pensate, qual è una caratteristica delle zone per ricchi? Quella di avere verde natura. Qual è una caratteristica delle zone dei poveri? Quella di essere degradate e di non avere natura. Purtroppo questo è diventato nel nostro mondo un segno che distintivo. Allora, il cambiamento climatico, che cosa possiamo fare noi? Cioè, qui c'è una vecchia diatriba, perché una delle caratteristiche tipiche del mondo, diciamo così, dei boomer, chiamiamolo così, è quello del fare lo scaricabarile. Ognuno di noi pensa che sì. Chi deve fare qualcosa però è il governo, chi deve fare qualcosa però è l'industria ed abbiamo ragione perché loro hanno tantissime responsabilità e sono quelli che devono fare moltissimo, ma noi possiamo incidere, i nostri comportamenti incidono. Noi non è che dobbiamo vivere pensandoci solo come consumatori, non dico questo assolutamente perché noi dobbiamo vivere pensandoci come persone e come comunità, ma sicuramente nel momento in cui facciamo delle scelte, anche comprando o non comprando delle cose, abbiamo delle grandi leve. Se noi compriamo o non compriamo l'acqua minerale, in molti casi da noi non c'è nessuna necessità, nessuno al mondo di comprare l'acqua minerale. E questo incide moltissimo perché non solo quell'acqua viene da lontano e magari va a depaurare delle fonti per delle eccetera, eccetera, ma poi per portarla da noi c'è un grandissimo spreco di energia, cioè c'è la CO2 che viene emessa per fare le bottigliette di plastica, per metterla nelle bottigliette di plastica, per portarla, eccetera. Quindi
C'era un ente molto meritorio, un istituto di ricerca tedesco che si chiama il Wuppertal Institute, che ha fatto delle ricerche su quanto spreco e quanta, diciamo così, danno ambientale ci fosse in un vasetto di yogurt di fragola, che forse in Germania è particolarmente rilevante, da noi non viene percepito come una cosa rilevante, ma in realtà poi vi posso dire di sprechi che loro hanno scoperto di proporzioni gigantesche. Siccome in Italia l'acqua costa poco, hanno scoperto che le patate venivano portate, e forse vengono ancora, portate dalla Germania verso l'Italia, vengono lavate in Italia e vengono riportate in Germania. Voi vi rendete conto quanto inquinamento di tir c'è per fare cose di questo genere? Viviamo in un mondo veramente assurdo, se ci pensate bene. Infatti, quando qualcuno diceva prima è più facile fino a un certo punto, perché noi ogni giorno accettiamo di passare mezz'ora rinchiusi in una scatoletta di latta, perdendo il tempo della nostra vita, eppure lo accettiamo. Quindi è una questione più che altro di abitudini. Le cose che sembrano difficili è semplicemente perché non ci mettiamo dentro la zucca, che sono delle abitudini che però fanno, diciamo così, rendono migliore la nostra vita presente e futura.